In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Napoli ricorda la Shoah in due luoghi simbolo per le vittime dell'orrore nazifascista, con le cerimonie di deposizione di due corone di fiori in via Luciana Pacifici, la strada del Borgo Orefici, che porta il nome della bimba ebrea nata a Napoli e morta ad appena 8 mesi sul convoglio diretto al campo di sterminio di Auschwitz, e presso le pietre d'inciampo in piazza Bovio. Sì, oggi è un giorno della memoria in cui ricordiamo ovviamente questa pagina terribile dell'umanità. È stato un momento buio, un momento dove si è persa ogni rispetto per quelle che sono le regole e la vita delle persone, quindi il ricordo è importante, soprattutto in un momento così difficile anche dal punto di vista globale, a livello mondiale, ricordare i principi della tolleranza e della pace e del rispetto alle persone è fondamentale. Io credo che c'è una posizione molto ferma. Liberazione degli ostaggi, cessate il fuoco e ripartenza di un dialogo, di una diplomazia che ci porti alla soluzione definitiva che è quella dei due stati. Questa è la posizione della mia personale, della nostra amministrazione, ma credo che sia la posizione del paese, bisogna ritornare al dialogo nel rispetto però della vita delle persone, quindi liberiamo gli ostaggi, cessate il fuoco, rafforzamento delle misure umanitarie e ripresa della diplomazia per arrivare a una soluzione definitiva di un problema che si trascina da decenni.